atleta delle donne del Montignano. E chi è che fa parte delle donne del Montignano entra in una grande famiglia. E ogni volta che posso torno a indossare i panni insieme ai ragazzi, perché si torna sempre dove si è stati bene. Ogni anno ho una consuetudine, portare in scena un musical tratto dai capolavori della Walt Disney, con la sua musica e le sue storie che fanno riflettere, come farà oggi la storia del diamante allo stato grezzo, Aladdin. Ed è merito di tutti i genitori che trasmetteremo a voi la magia, per aver montato tutta la scenografia e aver costruito i pannelli. Ed è infatti grazie ai genitori che è stato fondato da Aurelio del Montignano. Dico vi racconto brevemente la sua storia. Questa società nasce nel 2003, proprio grazie ai genitori per la piccola passione per questo sport e per i loro figli. Hanno deciso di creare questa piccola realtà che ormai è cresciuta anche nelle Giornella Pesarese. Oggi questa società vanta un numero di iscritti di 80 bambini e ragazzi, tra grandi e piccini, tra chi ha indossato i panni da qualche mese e chi ormai è un veterano. Ha un fresco direttivo che ha sempre grandi idee e iniziative e ha sempre qualcosa di nuovo da voler fare. E soprattutto, senza due colonne portanti in questa società e soprattutto questo spettacolo, non sarebbe possibile. Ovviamente sto parlando delle nostre due allenatrici, Stefania e Monica, che con i loro... Stefano e Monica fanno tutti i giorni in pista con i nostri ragazzi, gli trasmettono l'amore per questo sport e li fanno crescere, maturare e soprattutto alimentare autostima, forza e coraggio e determinazione. E soprattutto quest'anno è doveroso fare loro un ringraziamento al quadrato, perché da qualche mese sono entrambe diventate mamme di due bambini e non hanno esitato neanche un giorno di riposo, sono subito tornate in pista con le loro carrozzine. Proprio da questo si vede quanto amore mettono nel loro lavoro. E chissà che tra qualche anno non vedremo pure Alessandro e Jonathan con i pattini con le loro mamme. Ringraziamo i nostri sponsor perché ci appoggiano ai nostri progetti e soprattutto ci danno una marcia in più per creare iniziative come questo spettacolo. Consult Expert, Righi Technology, Galeazzi SRL, Cucinesse, Immobiliare Galeazzi, CF Materie Plastiche, Autotrasporti Maggiori Mirko, GS Plast, Rossini TV, Fisiorani Center, Fashion Parrucchieri, Walter Galeazzi Rappresentante, Decor Leader, Cars, Pivi Plus, Tecnologie Energetiche, SOS Incidente, Pizzeria da Danelli, Artisani Impianti e GS Rappresentante. Ringraziamo anche il Comune di Valle Toglia e l'assessore allo sport Mirko Calzolari per averci ospitato all'interno di questo palazzetto. Ringraziamo il Comune di Pesaro per il supporto delle nostre iniziative e anche un ringraziamento alla parrocchia di Osteria Nuova con Don Marcellino. E per ultimo vorrei ricordarvi che quest'anno abbiamo creato il calendario 2020 con le foto dei ragazzi e dei tutti gli atleti di Role Montignano. Se anche voi vorreste questo ricordo, lo troverete all'ingresso al prezzo di 6 euro, dove potrete anche acquistare i biglietti della lotteria, perché anche quest'anno abbiamo fatto una ricca lotteria, con colorati premi tra cesti di salumi, formaggi, di cosmetica, giochi e anche altro per la casa. Adesso voliamo verso Agrabah, perché lì che conosceremo la storia di Aladdin. Thank you.
Benvenuti ad Agrabah, città del mistero. Oh, non vi fate ingannare dall'aspetto comune. Non è una lampada come le altre. Pensate che una volta cambiò il destino di un giovane. Un giovane che come questa lampada valeva assai più di quanto non apparisse. Un diamante allo stato grezzo. C'è una magica terra dove il tempo è sospeso, carovane vanno su e giù. C'è un deserto immenso, un calore intenso, ehi è caotico ma io ci vivo laggiù. Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord, c'è un'intensa complicità. Stare fermo non potrà, sul tappeto ora va, nelle notti d'Oriente andrà. Tra le strade scoprirai favolosi bazar e il profumo ti inebrierà. Troverai ciò che vuoi, spezie, seta e poi cardamomo e taffetà. Quella musica che entra dentro di te non potresti scordarla mai. Prima o poi non saprai più chi sei né che fai, in quel sogno ti perderai. Le notti d'Oriente, tra le spezie bazar, son calde, lo sai, più calde che mai, ti potranno incantare. Le notti d'Oriente, immerse nel blu, ti sanno eccitare, sedurre e stregare, come vuoi tu. Reale tra il bene ed il male, attento alla strada perché c'è l'una che va verso la vita e la scelta di prendere da te. Il fantomo può entrare qui, colui che cela in sé il proprio valore, il diamante allo stato grezzo. Pieno di d'Oriente, sono pura poesia. Sappia e magia, pieno di d'Oriente, sono pura poesia, in un mondo che ti attira a sé, tra sappia e magia. Di passione anche tu. Thank you.
anche questo. Avete fame? Ecco, prendete del pane. Ehi, tu hai rubato a mio fratello! Signore, io non ho nemmeno un soldo, lasciatemi andare! No! Ehi, sta tranquillo, Jamal! Hai del denaro? No, io... D'accordo, fidati di me. Ecco qui! Ehi! Era questo che volevi, no? Non me ne vado senza il mio bracciale! Parli di questo bracciale? Andiamo. Siamo nei pasticci. Solo se ci prendono. In quel vicolo, la scimmia conosce la strada. Quel pezzo di pane, bada che sono già qua. Rubo solo quel che servirà, e cioè tutto. Scatto per stare nell'ombra, però che stile il mio. Eh già, sono un vero ladro io. Ratto, cane, ladro di pane. Ogni trucco vale. Che malvagità, vorrei un vero amico in più. Aladdin non riesce a fermarsi, ha rubato troppo quel città. E per me dovrebbe vergognarsi. Ma se vuoi mangiare devi rubacchiar, è una vecchia storia che nessuno cambierà. Se c'è un intoppo, poi scappo, in fretta però. Vedrai quante vie di scampo ho. Quando mi vogliono in gabbia, parto e cerco una via. Che vita senza pace è la mia. Furbacche! Scandalo! Abù! Scandalo! Siete un po' brutali. Dai, già ho tanti guai, fatemi rubare un po'. No! So dove saremo al sicuro. È qui che vivi. Indovinato. Siamo Abu e io. Andiamo e veniamo come ci pare. Aladdin, vero? Mi chiamo Dalia. Dal palazzo. Come lo sai? Beh, solo qualcuno del palazzo può permettersi un bracciale come il tuo. Sei un'ancella della principessa. Incredibile. Se questo ti sembra incredibile, dovresti vedere la città da lassù. Oh. Agrabah, è così bella. Dovrei uscire di più. Dovresti dire alla principessa di uscire di più. Non le ha permesso. Devo tornare a palazzo. Adesso. Un ratto.
sento proprio, solo che non vedranno quell'uomo buono che è in me. Se solo ci ripensaste, credo che capireste che invadere Shirabad è ciò che va fatto. Invadere Shirabad. Invadere Shirabad? Perché dovremmo invadere il regno di mia madre? Non invaderemo mai Shirabad. Quale principe straniero si curerebbe del popolo come me? Potrei governare se solo... Ma cara, non puoi essere tu il sultano. Mi sono preparata a esserlo per tutta la mia vita. Ho letto centinaia... Di libri? Ma non si legge l'esperienza. Jafar ha ragione. Un giorno lo comprenderai. Quest'onda enorme già sopra di me è grande, non sto respirando. Provo a sentire la mia voce che pian piano sta ormai crollando. Ma io so già che se vacillo e tremo, chiunque saprà zittirmi, levarmi il fiato. Questa voce nessuno la spegne. Cosa hai visto, Iago? Gli amanti allo stato grezzo! Posso aiutarti? Del tè? Tu! Tu, che cosa ci fai qui? Vieni dentro subito! Sono tornato per riderti il bracciale. Devi andare. Oh, d'accordo, ma tornerò domani sera, promesso. Le guardie sono dietro di me. Ciao ragazzi. Come ti chiamano? Aladdin. Aladdin. Tu? Sei incappato in un'opportunità. Io posso renderti ricco.
C'è una caverna qui vicino. E dentro una semplice lampada olio. Portala a me e io ti renderò tanto ricco da lasciare a bocca aperta una principessa. Non sei importante per lei, ma potresti esserlo. Aladdin. La caverna delle meraviglie. Soltanto uno può entrare qui. Il diamante allo stato grezzoso. Ricorda, non prendere altro che la lampada. Ricordi? Però... questo è un tappeto magico. Allora esistono davvero. Ciao, tappeto. Abbiamo molto tempo, dammi la lampada. La mano! Non più un secondo, padrone! Adesso la mano! Che ne dici del piede? No, no! Togliti di dosso, signor! Siamo vivi. Grazie, tappeto. Abu.
Signore che mi evochi. Mantengo il mio giuramento di fedeltà a 3 desideri. Sono un genio. Segno, padrone. Genio, desideri, lampada, non ti dicono proprio niente. Ehi, andiamo? Stai indietro? Oh-oh! Attento! Vuoi contare Sam? Sono un amico grande come me. Quando scopri quel passaggio e lo apri, che gran fortuna che ti arriva, va. Ma tu ne hai di più perché sono qui per esaudire la tua volontà. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò, mister, come ti chiami? Fa niente, ora sorprendimi ed esprimi ogni tuo desiderio. Dai amico, non deludermi. La vita è un ristorante, è come un gran buffet. Ciò che chiede che vorrai lo avrai. Grazie a un amico come me. Felice di servirti. C'è il boss, il re, lo chef. C'è il dolce qua. Lo vuoi, lo avrai. Gradisci ancora un po' di baklava. Si vive in Serie A. Dimentica la B. Comanderai la servitù. Se ti servi amico svegliami. Oh, guarda adesso. Guarda adesso, aspetto, viene il bello. Oh, tu sai farlo questo? Questa cosa qua? A me basta un gesto e mi riuscirà. Tu sai farlo? Sono un genio, so ballare, so cantare e rappare se mi lasci provare. Oh! Non ti stupire se all'improvviso vedi mille me. Io ti proteggo in tutto ciò che fai. Il tuo genio ora sai dov'è. Io sono pronto se vuoi. Proviamo, dai, i desideri i tuoi esaudirò. C'è una isola enorme, non lo sai. Chiedi tutto quello che si può. Mister Aladdin, questo mondo è qui per te. D'ora in poi e per sempre solo io sono un grande amico tuo, sono il vero amico tuo, non c'è altro, altro amico, amico come me. Un amico grande come me. Allora, l'ABC. Primo, strofina alla lampada. Secondo, esprimi un desiderio. Terzo, ma quale terzo non c'è? Visto, è facilissimo. Ai 3 desideri si comincia strofinando la lampada e dicendo io voglio, chiaro. Allora, il tuo primo desiderio? Andiamo al sole. Andata, genio. Voglio che tu ci tiri fuori dalla caverna. E vai! Tieniti forte, caro! Però... Allora... Cosa desideri? Non ci ho ancora pensato. Allora tu che cosa chiederesti? È facile, vorrei essere libero. L'unico modo per liberare un genio è che il padrone della lampada usi un suo desiderio per liberarlo. Lo faccio io. Ne ho 3, giusto? In realtà ne hai altri 2. Ne hai usato uno per uscire dalla caverna, ricordi? L'ho usato io o tu? Una cosa ci sarebbe. Puoi farmi, principe? Lampada? Io voglio diventare... un principe.
Che ne dici? Mi piace. Alto l'arco! Alto l'arco! Indietro! Un'immensa star, senz'altro vorrà, il suo sguardo ti incontrerà. Campane suonate, tamburi urlate e urlate, urrà. Per Ali, principe Ali, Ali Abadua, siate dimessi, più genuflessi con umiltà. Adesso aspetta e vedrai, se in prima fila sarai, è uno spettacolo che non ritornerà. Ali, eccolo lì, Ali Abadua, avvenente decisamente vale per te. È bello e muscoloso, davvero meraviglioso, fa il suo ingresso glorioso, il grande Ali. Su ragazzi, dai! Ora le signore, che cosa? Le sue bestie son veri gioielli. Datemi tutti una mano. Sembra uno zoo, ma lui lo so. È un campione col pedigree. Grande Ali, bello così, c'è solo Abadua. Che physique, radical shake. È ragazzi, che bocconcino. Lo avete visto come? Nessuno è meglio per me. Saltate in piedi che c'è il grande Ali. Grande Ali, bello così, c'è solo Abadua. Che bocconcino, lo avete visto come? Nessuno è meglio per me. Saltate in piedi che c'è il grande Ali. Oh, e sono bello, mi ha più di tutti. Anche senza pagare a un esercito di servitori. Vivono per lui, amano lui, quando chiama il loro Ali. Finché non lo fate, potete farcela. E vai così. Grande Ali, 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 Ali Abadua. La sua sposa lui lo sa, è già qui. Per questo viene tra voi, più bello di tutti tre voi. Piacere darvi il benvenuto ad Agrabah, principe Ali. Speriamo che vi uniate a noi stasera. Festeggeremo il nostro raccolto. Certo, vostro serenissimo voi stesso. Ci uniremo a voi. Ballare volentieri. Sì.
Entrate. In realtà sono già entrato. Sì. Come siete arrivato lì? Tappeto magico? Avreste voglia di... Io... Scusate. Vi va? Le porte sono sorvegliate. Chi ha parlato di porte? Cosa? Ti fidi di me? Che cosa hai detto? Ti fidi di me? Sì. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante, il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare, non ti diranno no, o non si può, è un mondo tuo per sempre. Il mondo è mio, ti sa sorprendere se vuoi. Se salgo fin lassù e guardo in giù, che sensazione dolce nasce in noi. C'è una sensazione dolce. Tua notte più bella, con un po' di follia e di magia, le stelle come te brillano per me, più bello che mai. Con te io volerò sin dal primo istante, non tornerò mai più, mai più laggiù. È un mondo che appartiene a noi, soltanto quell'adorabile scimmietta laggiù è Abu. No, no, non può essere Abu, lui è... Allora, quanti nomi hai, principe Aladdin? No, no, io... Allora chi è il principe Ali? Io sono il principe Ali. Ma come conosci la città così bene? Sono venuto ad Agrabah prima. Perché per conoscere un popolo devi vederlo coi tuoi occhi, ma tu lo sai già questo. Ma come mai non ti ho riconosciuto? Nessuno vede chi sei davvero quando sei un re. Mi dispiace. A domani, principessa. Buonanotte. Buonanotte. Sì. Affascinante. Buongiorno. Buongiorno. Miei signori, io credo che abbiate fatto confusione. Non credo sappiate chi sono. Oh, no, no. Io so chi sei. Aladdin.
Dov'è la lampada? Ascoltatemi. Non sono chi credete voi. Addio, Aladdin. No! No! Proviamoci. Io, Aladdin, pieno possesso delle mie facoltà, dichiaro che il mio secondo desiderio è essere salvato da morte certa. Mi sono permesso di retrodatarlo di un giorno. Scusa tanto. Sì, forza, da bravo! Ragazzo, ti prego, da bravo, svegliati. Ragazzo. Grazie, genio. Grazie. Glielo hai sentito dire, Jafar, e lo hai visto andar via? Sì, con le mie orecchie e i miei occhi. Quindi qual è il problema ora, principessa? Se ciò che dici è vero, allora perché il principe Ali è ancora qua? Vostra maestà? Jafar, puoi spiegarmelo? Sì. Mio sultano, voi sapete che io sono leale solo a voi. Eravate sotto un incantesimo. Non fidatevi di lui, vostra maestà. Vuole il vostro trono. Jafar, eri il mio consigliere più fidato. Hakim, chiudilo nelle segrete. Principe Ali, sarebbe un onore per me chiamarvi figlio. E sai, pensavo al mio ultimo desiderio e io non posso farcela senza di te. Lo so, dovevo usarlo per liberarti, ma l'hai sentito il sultano? Non posso distruggere tutto. Beh, ragazzo, non mi importa di quel desiderio. Parliamo di te, di quello che succede a te. Preferisci mentire a qualcuno che ami piuttosto che rinunciare a tutto. Tu non capisci, genio. Le persone come me non ottengono niente se non fingono. Più ottieni con la finzione e meno avrai nella realtà. In 10.000 anni non ho mai una volta, mai, definito un padrone amico. Mi spezzi il cuore ora, ragazzo. Cercava un uomo vero, non me.
dai, stai scherzando? Perché strofini sotto un arco? Jafar, avresti dovuto lasciare Agrabah quando potevi farlo. Genio, il mio primo desiderio, voglio essere sultano di Agrabah. Cosa? Come desideri, padrone. No. Hakim, tu obbedissi al sultano, perciò obbedissi a me ora. Guardie, portatela via! Cresciuta in modo che io fossi lì al mio posto e zitta. Ed è da prima che io nascessi che questa storia è scritta. Lo sai, se accetti no, ne scappo. E tu non potrai umiliarmi così. Non sempre è un onore. Questi uomini ti seguiranno ovunque, ma la scelta è tua. Resterai in silenzio mentre Jafar distrugge il nostro amato regno o farai ciò che è giusto? Guardie, arrestate il visir! Allora è così che andrà. Neanche il titolo di sultano risveglierà il gregge dal torpore. Avrei dovuto saperlo. Se non vuoi inchinarti davanti a un sultano, proverai terrore per uno stregone. Genio, voglio diventare lo stregone più potente che ci sia. Come desideri, padrone. Il nostro principe Ali, o dovrei dire Aladdin. Potrei semplicemente uccidervi tutti.
Ciò che ti serve, Baba, è soffrire. Come ho sofferto io. Baba, vederli Baba. Governare il tuo regno ti basterà? Farò ciò che vuoi. Ora smettila. Vostra Altezza Sultano, in tutta onestà, volete prendere la principessa Jasmine? Sì, lo voglio.
principessa Jasmine, prendete il sultano come vostro sposo? Io? Io no! La lampada! Come ha detto il vecchio, avresti dovuto lasciare Agrabah quando potevi farlo. Ma chi ti ha fatto, sultano? Chi ti ha fatto, stregone? Ci sarà sempre qualcosa, un uomo, qualche essere più potente di te. Il genio ti ha dato i poteri e può riprenderli. Sei stato tu a dirlo. O sei il più potente di tutti, oppure non sei nessuno. Il mio ultimo desiderio è diventare l'essere più potente dell'universo! In arrivo subito! Il più potente dell'universo! Finalmente! Che cosa mi hai fatto? Non ti ho fatto niente io, Jafar. Un genio può avere fenomenali poteri cosmici. Ma minuscolo spazio vitale. No! No! La lampada no! No! Qualche millennio nella caverna delle meraviglie ti calmerà un po'. Ultimo desiderio. Io voglio che tu sia libero. Oh.
Siediti con me, figlia mia. Tu sei il futuro di Agrabah. Tu sarai il nuovo sultano. Grazie, Baba. E come sultano puoi cambiare la legge. Lui è un bravo uomo. Fermati, ladro! È il tuo sultano che lo ordina. Sultano? Perciò sono nei pasticci? Solo perché ti sei fatto prendere. Gabriella Di Gregorio.
E adesso chiamiamo uno per uno gli atleti per un giro di pista. Aladdin, Martina Bucci, Jasmine, Chiara Magliani, Abu, Sofia Campioni, Tappeto Magico, Angelica Ficcadenti, Genio, Vittoria Baldelli, Daria, Laura Maglioni, Sultano, Alice Galeazzi, Zafar, Marta Palazzi, Iago, Aurora Rossi, Raja, Gaia Buccino, Akim, Gaia Barca, Mercante e Capo delle Guardie, Sofia Costi, Capo delle Guardie, Lucia Barocci, Narratore, Odalisca, Anna Lucchetti, Odalisca, Jasmine Di Benedetto. E adesso partiamo dai più piccini, le nostre stelline. Emma Nucci, Sofia Tarini, Martina Canestrari, Stella Bizzocca, Alice Gatto, Aurora Venturini, Anastasia Bob, Melissa Sciavanai, Cecilia Dini, Emily Aversa, Ginevra Bagnanini, Emily Pisu, Niki Dura, Emma Rizzi, Benedetta Dominici, Sofia Giuliani. Il gruppo delle guardie: Sabrina Costantino, Angelica Gabucci, Noemi Santarelli, Martina Pierantoni, Matilde Massarelli, Lucia Mercolini, Giulia Politi, Ludovica Padisson, Viola Maccaroni, Giada Mainardi. Le odaliste: Arianna Incu, Stella Marangoni, Matilda Chiattone, Asia Maccaroni, Chanel Socai, Arianna Bellucci, Beatrice Zambrone, Viola Barucca, Rachele Perugini, Angelica Seri, Anastasia Cebanu, Melissa Scala e Marika Kosanovic. Ringraziamo per audio luci, ultrasound, eventi, studio grafico Logos per la scenografia e il fotografo Alessandrone Agostino. E adesso ringraziamo le nostre allenatrici e le aiutanti, Stefani Lel, Monica Marchionni, Zoe Calesini, Alice Buscaglia, Jessica Galeazzi per la danza, Giulia Cappelletti, Martina Zamperoli e Lucia Colonna. Martina Zamperoli, puoi scendere, Alice Buscaglia e anche Laura Cappelletti. Alice Buscaglia, ma anche solo te. Ringraziamo ancora i nostri sponsor, Consult Expert, Righi Technology, Galeazzi SRL, Cucinesse, Immobiliare Galeazzi, CF Materie Plastiche, Autotrasporti Maggiori Mirko, GS Plast, Rossini TV, Fisioradi Center, Fashion Parrucchieri, Walter Galeazzi Rappresentante, Decon Leader, Cars, Pivi Plus, Tecnologie Energetiche, SOS Incidente, Pizzeria da Danny, Artisani Impianti, GS Rappresentante. E un grande grazie enorme va a tutti i genitori degli atleti del Roller 3 Montechiaro per i costumi e il montaggio della scenografia e l'allestimento della pista. E vi voglio ricordare che per informazioni i nostri corsi trovate il numero sui volantini e vi aspettiamo a braccia aperte a tutti i nuovi iscritti. Grazie per essere venuti.